da Filippo e da Bianca oggi vi parliamo di un animale veramente eccezionale Bianca chi è? è lo squalo? no è il delfino? no è la tartaruga di mare? no eh, e chi è? l'oloturia l'oloturia conosciuta anche con il nome di? cetriolo di mare cetriolo di mare è veramente incredibile, andiamola a conoscere. Ecco qui abbiamo due oloturie. Vedete? Bianca di solito le chiama in un modo nell'acquario: Dice che è quel vermone, vero Bianca? Sì. In realtà, questi non sono dei vermi, anche se sembrano vermi, appartengono al gruppo degli echinodermi. Come le stelle marine e i ricci che abbiamo visto l'altra volta. Però non li assomigliano per niente, perché a differenza dei ricci e delle stelle marine, loro hanno una bocca da questa parte e di qua c'è il sederino, l'ano. Ora, se noi li giriamo, ci accorgiamo che sono degli echinodermi perché hanno i pedicelli, ve li ricordate questi qui bianchi, le loro zampette? Con questi loro riescono a muoversi, che loro camminano sulla sabbia sugli scogli con quei pedicelli lì li posso toccare? certo vai fagli una carezzina bravissima le luturie hanno dei superpoteri perché come diceva Bianca che gli sembravano dei vermoni anche ai pesci potrebbero sembrare dei vermi e quindi li potrebbero scambiare delle, per delle facili prede perché loro camminano così piano piano non sono velenose non sono veloci non hanno una tana che li può difendere e quindi sembrerebbe facilissimo poterseli mangiare. Invece, sai, Bianca, qual è la loro difesa? Sì, è, è sputare l'acqua. Bianca, loro possono sputare l'acqua. Immaginiamoci che un pesce gli voglia dare fastidio e stia lì che se li vuole mangiare e si avvicina. Loro prima gli sputano un po' d'acqua. Poi hanno una mossa veramente segreta come Spider-Man. Che fa Spider-Man Bianca? Spider-Man prima sputa le ragnatele e poi, e poi se ne va via a arrampicarsi. Brava, eppure loro lo fanno. Possono sputare delle specie di ragnatele, ovvero dei filamenti bianchi, che si, chiama, si chiamano tubuli di cuvier, che sono appiccicosi. E quindi se un pesce si avvicina a loro gli sparano tutti questi fili appiccicosi. Il pesce dovrebbe andare via, giusto Bianca? Sì. Però se il pesce è testardo e continua ad andare lì e dire io me lo voglio proprio mangiare questa Luduria, loro sabe, sai che fanno? Una cosa proprio incredibile. Prendono il loro intestino, quello che sta dentro al loro corpo, e lo sputano fuori dal loro corpo. In questo modo il pesce dirà: Vabbè, è inutile che io continuo a provarmi a mangiare tutta questa loduria, cioè qua. Questo bel intestino mi mangio questo intanto, giusto? E loro si salvano perché sono in grado di ricostruirsi l'intestino. E questo è un altro indizio che ci fa capire che sono degli echinodermi, perché possono rigenerare le parti del loro corpo. Come facevano le stelle marine con le braccia? Loro lo fanno con gli organi interni. Però? Domanda per te: Che cosa si mangiano le loturie? La sabbia. La sabbia? E che ci trovano dentro la sabbia? <ride> no, no, ci trovano. In mezzo alla sabbia ci sono tante piccole particelle di cibo, particelle organiche che loro riescono a mangiare. Però fanno, hanno un ruolo ecologico molto importante, perché loro appunto si mangiano la sabbia e in un certo senso la ripuliscono. Guardandolo così dal basso si vede che sono parenti delle stelle marine. Sembra un braccio di una stella. Dobbiamo avere sempre rispetto per tutte le specie anche quelle che all'inizio ci possono sembrare un po' brutte quasi un po' schifosette in realtà sono meravigliose pensate che in questo momento le oloturie sono in pericolo anche le nostre oloturie che vivono nel mar Mediterraneo perché in Cina e nei paesi asiatici le mangiano e purtroppo c'è un mercato nero mercato di frodo di persone che anche in Italia le catturano in mare, ne prendono tantissime e le vendono in Cina. Soprattutto quest'estate ci sono stati diversi casi, diverse segnalazioni, in Puglia in particolare, dove dei, dei pescatori di Frodo catturavano queste oloturie e le vendevano in Cina dove vengono vendute a caro prezzo, facendo un danno enorme per, per il nostro mare. a tutti alla prossima volta ristare a casa perché c'è il coronavirus ciao